passaggio molto rischioso. Chiesa carica la conclusione, rimpallata ancora Lavezzi. Lavezzi al limite, cerca spazio. Lavezzi contro due, tiro a giro di Lavezzi, incrocio pieno. Sara che prova a calciare, il rimpallo favorisce Floccari giù in area. Non c'è rigore, ma segno per Gonzi a Floccari di alzarsi. Zárate, il pallone passa per Hernanes, ancora Zárate in area, Zárate per Floccari! Sergio Floccari, il raddoppio della Lazio! Let's go and see the stars, the Milky Way, or even mine. Altro pallone perso del Napoli sulla tre quarti, c'è Zárate in prova ad accelerare, il 2 contro di lui, Zárate! Pallone fuori di un niente! Non si arrende il Napoli, c'è Sosa che va a cercare Cavani, spalla alla porta Cavani, fa passare bene, Sosa con il sinistro! Per Zárate, si gira Zárate, cerca spazio per il destro, Zárate, deviazione, traversa! Zuniga, ancora ad allargare per Lavezzi, movimento di Cavani sul primo palo, Muslera perde il pallone, Cavani quasi ne approfitta. Esce 2-0, la Lazio torna in testa alla classifica. Davvero una bella Lazio, un grandissimo Zárate, l'acqua la ritorna a volare, lassù come vedete in classifica, insomma Re e i suoi ragazzi si possono mettere tranquillamente in poltrona a vedersi il derby serale. Lazio tatticamente ridisegnata in modo molto efficace da Reia, e mi rivolgo naturalmente a Marchegiani Pecchi, a Fabio, però forse tu sei più deluso della prestazione del Napoli, o sbaglio? Ma deluso, bisogna dire che nell'ultima partita forse aveva abituato un po' tutti a vedere sempre a certi livelli. Soprattutto oggi, in trasferta. Soprattutto in trasferta. Oggi ha subito un po' di più la Lazio, anche se nel primo tempo ha reagito molto bene e poteva avere delle situazioni per riprendere la partita. Un secondo tempo troppo stanco e... anche se ci sono delle indicazioni dalle quali insomma bisogna prendere spunto. Luca, partiamo dall'inizio, intanto rivediamo anche il gol di Zárate, anche per capire, perché voi siete su sponde opposte, insomma, tu dicevi che era assolutamente regolare, Fabio aveva qualche dubbio. Io l'ho rivisto più volte, come l'abbiamo rivisto tutti, e non riesco a capire dove la tocca, mi è sembrato sulla spalla qui, un'azione all'inizio di Lavezzi, il Napoli ha cominciato proprio male secondo me.